Arri, buongiorno a tutti, è il quarto video della giornata, quindi mi vedete sempre uguale, sempre così. Mamma mia, vabbè. Vorrei fare un tipo di video che non ho mai fatto finora, però visto che in Italia non lo so, sicuramente tra le youtubers straniere è un format che va, mi sembra, piuttosto bene. Non, va bene, l'ho scelto per questo, quanto per sfogare, diciamo, la mia follia di fangirl per il momento, poi vedrò di cosa parlare. Il video in questione è quello delle current obsessions. In realtà io vorrei fare dei video singoli, ovvero random, a seconda del periodo, se c'è qualcosa che mi sta davvero appassionando, che mi ossessiona quasi, vorrei parlarvene. Quindi potrà essere tutto, libri, film, telefilm, musica, trucco, qualsiasi cosa. E quindi anche un po' per spaziare, per non parlare un po' sempre delle stesse cose, per variare un po'. Quindi spero che l'idea possa piacervi e, non so, fatemelo sapere se può essere una cosa interessante. Quello di cui voglio parlare in questo momento è, le mie amiche lo sanno bene perché le sto tartassando letteralmente da settimane, come dirlo, è la saga di Outlander. Voi sapete che sto leggendo i libri della saga della straniera in Italia, scritti da Diana Gabaldon da parecchio tempo, anzi parecchi anni. E perché questo ritorno di fiamma, perché questa ossessione? Perché da 4 settimane, quindi un mese ormai a questa parte, sta andando in onda il telefilm tratto da questa saga. E per la miseria, sono completamente, cioè ci sono caduta con tutte le scarpe, manco avessi 15 anni, porca miseria. Ho già detto porca miseria quante volte? Ormai siamo arrivati alla quarta puntata della saga, della serie di Outlander, e devo dire che sono completamente innamorata. È sempre un po' un rischio quando una storia che ci piace tanto, che ci è piaciuta tanto, viene trasposta sullo schermo, perché si può incorrere in tantissimi disastri. La storia può non essere resa bene, gli attori scelti per interpretare i personaggi del nostro cuore possono non essere secondo noi adatti, ci possono essere degli stravolgimenti, non lo so, ci possono essere davvero tanti, tanti errori sulla strada. Siamo arrivati alla quarta puntata appunto di questa prima stagione, perché è già stato confermato per la seconda stagione, e finora io sono super super soddisfatta di come gli autori, che ora non so, in realtà non so neanche chi siano, sono gli autori della Starz, hanno trattato questa storia. Per chi non conoscesse la storia, in breve, è la storia di Claire Randall, che nel secondo dopoguerra si ricongiunge con il marito sposato prima della guerra, per, diciamo, in realtà loro lo chiamano un riscoprirsi, io lo chiamo un conoscersi, perché si sono sposati prima della guerra e si sono dovuti separare praticamente immediatamente, lei spedita al fronte come infermiera e lui ingaggiato dai servizi segreti. Quindi si concedono questa seconda luna di miele in Scozia. E durante un'escursione, facciamola breve, Claire, attraverso un cerchio di pietre molto simile in piccolo a Stonehenge, viene trasportata indietro nel tempo di poco più di 200 anni, quindi si trova nel 1742-43, non mi ricordo di preciso, sempre in Scozia, e farà ben presto la conoscenza dell'antenato simpatico come un, non saprei, diciamo il fantomatico gatto appeso laggiù, del marito, che è un inglese, una giubba rossa, un dragone, e poco dopo invece della controparte di questa, diciamo, sorta di battaglia in corso, cioè gli scozzesi. Lei verrà presa come ospite, ostaggio dagli scozzesi, e da qui inizialmente lei farà di tutto per tornare nella sua epoca, cercando di capire come, e dopo, ta 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 ta. Nella storia ci sono un po' tutti gli ingredienti per renderla cara al cuore di molti, perché c'è l'avventura, c'è comunque una buona parte di approfondimento storico di un'epoca che io in realtà conoscevo davvero poco, c'è
la passione, la storia d'amore, c'è, non lo so, l'epicità, ci sono dei personaggi indimenticabili secondo me, e tutto questo ha fatto sì che questa serie diventasse una delle mie preferite. I due protagonisti sono poi in realtà non Claire e suo marito, ma Claire è l'uomo che le ruberà il cuore in quest'altra epoca, che è Jamie, uno scozzese mica male. E da qui appunto tutta la storia partirà e si dipanerà per diversi libri. Io ora non ricordo precisamente il numero, ma sono parecchi. Io già mi ero innamorata della serie in cartaceo. Quando poi ho iniziato a vedere il telefilm ho iniziato a non capire più niente. Trovo che i personaggi, gli attori scelti per interpretare Claire e Jamie siano davvero, davvero adatti. I due attori sono Sam Hugan, che è scozzese, vicina, non toccare la videocamera, ed è un figaccione alto, muscoloso, con i capelli. In realtà lui non è rosso originariamente, mi sembra che l'abbiano tinto, ma ci accontentiamo. E lei invece, Catriona Balf, chissà se si dirà così, mi sembra di aver capito che in realtà lei sia una modella. E all'inizio in realtà lei non mi sembrava molto adatta per il ruolo di Claire, perché seguendo le descrizioni un po' di Diana Gabaldon, Claire originariamente non dovrebbe essere, scusatemi, sto parlando da due ore, non dovrebbe essere molto alta, non dovrebbe neanche essere super filiforme, perché ricordo alcune battutine sul suo fondoschiena da parte di Jamie. In realtà la Claire telefilmica è sottile come un giunco, piuttosto alta, non dico che alta come Jamie, ma quasi. E quindi quando l'ho vista la prima volta ho detto, ma anche solo visivamente non è che mi convince. È comunque di una bellezza particolare e che a me piace molto, ma quando ho visto il primo episodio e li ho visti insieme ho capito in realtà che la scelta fatta appunto durante i casting, se mai a qualcuno interessasse il mio parere, era stata completamente azzeccata, perché i due attori recitano con un'alchimia buona, almeno a vederla realizzata così sullo schermo, e non ho niente da dire neanche rispetto alla scelta degli altri attori, perché vabbè, siamo solo al quarto episodio e quindi per ora non è che sia successo granché. È stata una sorta quasi di introduzione a questo nuovo mondo in cui Claire dovrà vivere, ma la ricostruzione, la scelta dei personaggi, gli abiti, le musiche, trovo che tutto sia davvero perfetto. Non ho trovato difetti per ora, forse appunto sono i miei occhi a cuore da fan della saga che me lo fanno vedere così, però mi è piaciuto e mi sta piacendo davvero tanto, e aspetto con ansia ogni domenica, perché viene trasmesso in America il sabato sera, quindi ora che qui si arriva a recuperare lo streaming e i sottotitoli in italiano ci vuole almeno. Beh, e devo dire che i ragazzi che fanno questo lavoro sono davvero davvero veloci, quindi tempo diciamo domenica nel primo pomeriggio e la puntata si trova, quindi ringrazio, nessuno vedrà mai questo video delle persone che sottotitolano i telefilm, però grazie che fate felici delle fangirl disperate come me. E cosa dire di altro? La prima serie sarà composta da 16 episodi, i primi 8 andranno in onda andranno a scalare, a finire fino a fine settembre / primissimi di ottobre. Poi ci sarà una pausa durante la quale io mi straccerò le vesti con disperazione, per poi riprendere a inizio 2015. Come dicevamo, la seconda serie è già stata confermata, perché già i primissimi episodi hanno avuto un ritorno di pubblico davvero ottimo, come poteva essere altrimenti. Le puntate durano un'ora ciascuna, quindi diciamo che soddisfano abbastanza la mia fame di paesaggi scozzesi e di omini in kilt. E niente, quindi per capire bene se la produzione ha fatto un buon lavoro, io mi sono rimessa a leggere il primo volume, cioè La straniera in italiano,
E devo dire che secondo le opinioni la trama in realtà non è, nel primo episodio era molto molto ben fatta. Dal secondo in poi iniziano a notarsi delle differenze, ma Diana Gabaldon ha lavorato insieme ai produttori del telefilm e quindi ogni modifica apportata è stata sicuramente da lei approvata. Quello che per ora abbiamo visto, come dire, come grossa differenza tra il libro e il film, ora io non ve lo so dire perché ho appena ricominciato a leggerlo, quindi non vorrei andare proprio nello specifico, però è servito semplicemente a farci calare di più nell'atmosfera e forse a spiegare meglio alcune cose. In particolare, l'unica cosa di cui sono certa, nel secondo episodio, non mi ricordo se secondo mi sembra, c'è un flashback in cui Claire e Frank, il marito, si trovano alla stazione e Claire sta partendo per il fronte e c'è uno scambio tra i due. Questa parte nel libro non ricordo assolutamente di averla letta, però l'ho trovata davvero calzante perché ci fa comunque capire perché Claire cerchi, cioè, diciamo che ci dà un background un pochino più specifico della vita di Claire prima del rincontro con Frank e prima del viaggio nel tempo. Quindi, questo video è davvero sconclusionatissimo e probabilmente vi sembrerò un idiota. Ma non posso farci niente. Spero di avervi incuriosita almeno un pochino, magari spero di aver attirato delle altre fan sfegatate come me e nel caso possiamo discutere qua sotto di quanto è figo Jamie con il kilt. Va bene. Se mi sente l'Andrea mi strangola. E basta, continuerò a vedere questa serie con sommo gaudio, in attesa, voi lo sapete, chi ha già letto il libro di parti un pochino più succose che sono previste attorno all'episodio 7 e basta, questo è tutto. Fatemi sapere se questo nuovo tipo di video vi può interessare, incuriosire o se devo proprio farmi rinchiudere in un istituto per pazzi che si innamorano, pazze anzi, che si innamorano di personaggi fittizi e ci vediamo forse al prossimo video se non mi internano prima. Ciao ciao!